Amiche e amici di Super Gay, buongiorno, eccoci qui di nuovo con l'appuntamento a colazione. Ci troviamo come sempre, come ogni giovedì, nella pasticceria, nei locali della pasticceria Vanilla a Teramo. L'ospite di questa mattina è una dietista, Simona Ruggeri, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, perché una dietista? Perché ormai siamo entrati nella primavera meteorologica, quella astronomica arriverà il 21 marzo con l'equinozio di primavera appunto, anche se abbiamo qualche colpo di coda da parte dell'inverno, però la stagione primaverile è la stagione che ci spinge un po' a rimetterci in forma in vista dell'estate, in vista della famosa prova costume. E allora oggi ci faremo consigliare da Simona Ruggeri alcune cose, parleremo anche dell'importanza della mente per approcciarsi ad una corretta alimentazione. Parliamo di corretta alimentazione più che di dieta. Assolutamente sì. Parlare di corretta alimentazione infatti è l'idea vincente, nel senso che spesso abbiamo la concezione di dieta come restrizione calorica, restrizione energetica, ed è uno degli errori più grandi che si possono fare. Tant'è che la copertina di questo libro parla dieta mindful, cioè esatto, l'approccio mentale, dieta un po' più consapevole, diciamo così. Questo perché? Perché è un aspetto vincente soprattutto nel post. Tante persone magari pensano di potersi rimettere in forma in qualche mese, quindi fare un piano ipocalorico, perdere qualche chiletto e poi tornare alle abitudini di prima. Quello è l'errore più grande. E accade poi l'effetto fisarmonica, esattamente, no? Esattamente, l'errore più grande perché non ci porta una modifica delle abitudini scorrette verso invece delle abitudini che potrebbero essere mantenute poi per tutta la vita. L'approccio mentale è proprio una sorta di aumento della consapevolezza e quindi di un buon rapporto con il cibo. Questo dovrebbe essere in realtà quello che tutti dovremmo avere, quindi ascoltarci un po' di amare, più. Insomma, ci dobbiamo voler bene. Esatto, avere un rapporto un po' più sano con il cibo, ecco. Ma ovviamente sano, un rapporto sano con il cibo esclude il famoso, il cosiddetto cibo spazzatura. Allora, nell'abitudine e nella quotidianità io ti direi di sì. Nell'occasione ci può stare, quindi magari nell'occasione una persona. Questo è l'approccio giusto, cioè esatto. Non le restrizioni H24, ma concedersi, no, diciamo, concedersi almeno una tantum, sì, quella coccola o quel vizio che magari ognuno ha, quindi ci sta tranquillamente. Il corpo ci chiama? Ci chiede ciò che vuole? Allora, il corpo ci dà dei segnali, sì, e se noi riuscissimo un attimino ad ascoltarlo un filino in più, riusciremmo tranquillamente a capirli e quindi ad avere un'alimentazione più funzionale proprio a noi stessi. Allora, sì, partiamo da un'alimentazione tipo, una giornata, sì, tipo, okay, come dobbiamo comportarci? Allora, l'ideale innanzitutto è avere un'alimentazione variata, quindi cercare di scegliere un panel alimentare più ampio possibile per evitare di annoiarci. Allora, il pane, partiamo dal pane. Pane integrale o pane bianco? Allora, un buon pane integrale meglio del pane bianco, ma semplicemente perché avendo un carico di fibre più alto tende a saziarci di più, quindi evitiamo dei picchi glicemici, siamo un po' più tranquilli durante la mattinata o il pomeriggio a seconda del momento in cui lo andiamo a mangiare. Allora, diciamo che la dieta mediterranea è la migliore al mondo, è stata riconosciuta, sì, ormai a livello mondiale. Assolutamente. Anche se ci sono i cosiddetti detrattori che parlano di altre diete o addirittura di digiuni lunghi per distruggere il nostro corpo. È vero. L'area mediterranea ci offre qualcosa di eccezionale sotto l'aspetto enogastronomico, perché oltre al cibo bisogna anche abbinare il buon bene. No, d'accordo. Allora, l'area mediterranea ci offre tutto. Partiamo dalla colazione, come dicevamo, meglio, sì, salata o meglio dolce? Allora, sono ottime alternative entrambe. Io personalmente amo anche la colazione salata, perché mi rendo conto che mi sazia di più, che mi dà un po' più di energia per partire con la giornata. Una buona colazione salata, ad esempio, potrebbe contenere una porzione di frutta, una porzione di cereali, ad esempio sotto forma di pane,
e qualcosina da mettere sopra il pane, da un formaggio oppure dalle uova, un pesce ad esempio tipo salmone oppure anche un affettato, un buon prosciutto crudo, magari abbinare anche delle noci e potremmo fare una colazione completa. Una valida alternativa dolce potrebbe essere ad esempio uno yogurt, possibilmente, su questo ci tengo a specificarlo, bianco e intero. Quindi greco anche, esatto, e magari ecco anche qui l'aggiunta di cereali, fiocchi d'avena, una frutta o magari una porzione di marmellata. Un frutto, allora generalmente le linee guida italiane ti consigliano come quantitativo di una porzione 150 grammi, che poi è quella che entra dentro una mano. Ipotesi, la mela, una mela, magari prendiamo dei kiwi che sono più piccoli, ne escono anche due. Quindi le albicocche, due. Esatto, oppure ad esempio per quanto riguarda fragole, frutti di bosco, sicuramente ne uscirebbero una manciata un pochino più grande. Io sono ghiotto di fragole con la panna. Ecco. Quindi è sbagliato. Beh, diciamo che l'aggiunta della panna non è il massimo, magari potresti aggiungere del buon cioccolato fondente. Ah, ecco, ci siamo. Quello allora. Sì. Tra le altre cose, ho aperto a caso la pagina, ecco, guardate qui, frutta. Si parla proprio di frutta, quindi esatto. Diventa assai interessante. Sì. Ecco qui le porzioni, stiamo vedendo le porzioni che ci diceva Simona Ruggeri, dietista, lo ricordiamo. C'è differenza tra dietista, dietologa e nutrizionista? Sì, allora. Spieghiamolo. Partiamo dal dietologo, che in realtà è un medico, quindi è un laureato in medicina che poi ha fatto una specializzazione. Poi c'è il nutrizionista, fondamentalmente, che ha fatto una triennale e una specialistica, e il dietista che ha una triennale. Io ad esempio ho una triennale in dietistica e ho fatto anche una specialistica. Dottoressa, quindi. Sì, dai. Possiamo dire, no? Sì. Diciamo di sì. Allora, quindi abbiamo già spiegato la differenza tra le varie figure, che però hanno come obiettivo quello di far star bene, esatto, sì. Di aiutare le persone, esatto. Verso una corretta alimentazione. Vedo qua le arachidi. Sì. Parlo per me, sono ghiotto di arachidi. Ottime. Allora, 11-12 intere, quindi okay. Io già eccedo, quindi ecco. Sbaglio, giusto? Allora, la frutta secca in realtà è un toccasana un po' per tutto, cioè come snack, se ho voglia di uno sfizio dopo pranzo o dopo cena, quindi magari vado a stuzzicare qualche arachide, qualche noce o qualche mandorla. Sì, sì, sì. La porzione ideale consigliata è corrispettiva almeno a 15-20 grammi. Beh, mangiarne di più ci può stare, se una persona ha un buon dispendio energetico ci può stare, l'importante è non dimenticarci che sono alimenti che hanno una buona densità calorica. Abbiamo parlato della colazione, spuntino, sì. Metà mattinata? Sì, allora. È necessario? Allora, non per tutti, secondo me è molto consigliato però, per evitare di arrivare a pranzo con una fame eccessiva. Poi ovviamente dipende anche dal tipo di lavoro che si fa, se è un lavoro fisico, se è un lavoro magari più sedentario, però stuzzicare qualcosa secondo me è una buona abitudine. Non è sbagliato, anche perché viene consigliato, seguendo vari esperti eccetera, ci dite che 5 pasti al giorno sarebbero l'ideale. Sì, giusto? Più che altro anche ecco, per evitare picchi glicemici. Cosa vuol dire picco glicemico? Allora, ci sono degli alimenti che hanno un carico di carboidrati molto più alto rispetto ad altri, quindi inducono un aumento della glicemia più repentino. Facciamo un esempio: se io dovessi mangiare adesso un cornetto, che vedo qui dietro bellissimo tra l'altro, poi faremo colazione, esatto, avrei un bel picco glicemico perché è un alimento eccessivamente ricco di zucchero. Però ti dà una buona spinta? Mi dà una buona spinta, ma questa spinta, essendo molto rapida, così come sale rapidamente scende, e quindi mi ritrovo tra un'ora ad avere fame di nuovo. Se invece faccio un pasto un po' più completo, quindi magari inserisco anche una quota di proteine, una quota di grassi, riesco ad essere più sazia. Proteina, parliamo di ricotta ad esempio? Parliamo ad esempio di ricotta, parliamo ad esempio di yogurt, come abbiamo detto anche di un prosciutto per una colazione salata, di un salmone, di un uovo, sì, assolutamente sì. Sono consigli utili, utilissimi ovviamente, esatto. In vista della bella stagione. Il pranzo, arriviamo al pranzo. Ok, allora io sono una fan assoluta del pasto unico, del piatto unico. Pure io. Quindi metto tutto insieme e ho fatto. Sicuramente in vista dell'estate un tassello vincente possono essere i cereali, comodi da preparare anche la sera.
c'era prima, quindi parliamo di orzo, farro, quinoa, grano saraceno, comodi da preparare anche in più porzioni, quindi magari li cucino per oggi, li cucino per riso, assolutamente, anche di altro tipo, quindi riso bianco, riso integrale, riso rosso, riso nero, esatto, riso venere. La comodità sta nel fatto che posso tenerli in frigo anche per qualche giorno, quindi magari... È un piatto freddo. Sì, sì, però è quello, è un piatto freddo che d'estate sarebbe fantastico, esatto. E invece... parliamo in questo periodo, insomma, ancora fa freddo, una pasta tradizionale, pensiamo alle mezze maniche, gli spaghetti, qualsiasi formato, quanti grammi? Allora, le linee guida italiane consigliano una porzione che va più o meno dagli 80 ai 100 grammi. Morirei alla velocità della luce. Bene, ovviamente se una persona ha uno stile di vita attivo, non ha problemi di peso, si muove, cammina, può tranquillamente aumentare la porzione. 250 grammi per sarebbero inizia troppo, ad essere po' troppo, sostanziosa, no? Se aggiungiamo poi magari uno scoglio, pescetto, magari eccetera, anche una verdura. Però la verdura è fondamentale, no? Perché abbiamo l'apporto delle fibre assolutamente necessario per il nostro benessere. Sì. Meglio l'insalata cruda o una verdura cotta? Allora, non ci sono preferenze, in realtà dipende se si hanno patologie. Se a parità di salute qualsiasi tipo di verdura o ortaggio è lo stesso, crudo o cotto che sia. L'importante è che sia di stagione. Però dottoressa, c'è un problema con alcuni ortaggi che sono carichi di nickel. Pensa ai broccoli ad esempio, che hanno una carica di nickel piuttosto importante. Come bisogna fare? Purtroppo. Allora, i soggetti che hanno questa allergia al nickel devono in parte limitarne l'assunzione, almeno per un periodo iniziale rispetto alla diagnosi. Sì. Poi piano piano si va a reintegrare un po' perché ci si disintossica, esatto, no? E i sintomi diciamo che vengono meno, è come se si arrivasse a una specie di plateau, nel senso che poi si inizia a tollerare un pochino tutto. Sì. L'importante però è non sovraccaricare, quindi ad esempio se oggi mangio i broccoli non mangio anche i funghi e le melanzane, vado un pochino, oppure la frutta secca, mangio qualcosina un pochino più saltuariamente. Io sono appassionato di rape coltivate senza nulla, senza prodotti, zero. Fortuna. Ho scoperto però che anche le rape hanno una buona carica di nickel. Allora, considera che il nickel si trova ovunque, perché fondamentalmente parte anche è un metallo che si trova nel terreno. Sì. Quindi anche in base al posto in cui noi andiamo a coltivare proprio l'ortaggio possiamo trovare più o meno nickel. I libri ci danno milioni di liste di alimenti con il nickel, tutte diverse, ma perché dipende dal tipo di ortaggio, da dove è stato coltivato, e quindi i fattori che incidono sulla quantità di nickel sono veramente tanti. Le aziende ci stanno venendo incontro negli ultimi anni, cioè c'è stata la scoperta del gluten free, e quindi aprono negozi che garantiscono prodotti senza glutine, anche prodotti legati al nickel, quindi con carica nickel ridotta praticamente allo zero, e anche la grande distribuzione si sta adeguando, perché oggi troviamo formati di pasta ad esempio con la farina di ceci, esatto. Alimento comunque importante, no? Sì, allora soprattutto nell'ultimo periodo questi chiamiamoli nuovi alimenti, ecco, sono andati molto in voga. Sì. Non per moda però, per moda, per fortuna, anzi, sono utilissimi, perché ci sono persone che magari non tollerano i legumi mangiati così come sono, per magari problemi di colite, problemi intestinali, e invece tollerano molto di più prodotti fatti con la farina del legume, quindi ad esempio la pasta di ceci, pasta di lenticchie, pasta di piselli, ad oggi se ne trovano veramente di tutti i tipi, per fortuna, meno non male. Non si trova lo spaghetto perché è difficile tenere lo spaghetto. Sì, di solito sono sempre formati piccoli perché è più facile, non si danneggia durante la cottura, perché poi hanno un tempo di cottura più limitato, 6-8 minuti. È un pochino più basso rispetto ad una pasta di semola. Esatto. Quindi il pranzo, pasta 80 grammi, 100 grammi. E una buona quota proteica dentro, quindi un legume, un pesce, un formaggio, uova, è un buon contorno. Parliamo di carne, la carne è meglio escluderla? No, allora io non sono dell'idea di meglio eliminare, no, mangiare con moderazione, con una frequenza consigliata. Meglio bianca o rossa? Preferibilmente bianca, ma secondo me non è un problema mangiare una buona bistecca, una tagliata una volta ogni 10 giorni, ogni settimana, insomma. Non perché è... ci sono degli studi allora, che ci dicono che abusare della carne
rossa favorisca l'insorgenza di tumore al colon. C'è un aumento del tumore al colon. Questo è vero, però parliamo di un consumo quasi di un abuso, cioè di un consumo molto frequente. Consumarla sporadicamente, secondo me, anche perché consumare comunque troppo pesce, facciamo un esempio, che magari però metalli pesanti sarebbero lo stesso problema. Mi sta dando una mazzata. Ecco. Mi stai dando una mazzata, dottoressa, perché io sono un appassionato, divoro pesce. Allora no, va bene, purché sei di piccola taglia. Sì, piccola taglia. Allora sì, però ad esempio se io devo evitare la carne rossa per mangiare 5 giorni a settimana un trancio di pesce spada o di tonno, sì. aumenta l'incidenza del mercurio. Esattamente, no? Esattamente. Quindi andiamo a creare un problema al nostro. Quindi l'ideale sarebbe avere comunque una frequenza di tutti gli alimenti che io ho a disposizione. E vedete, questo rientra sempre nel discorso legato alla dieta mediterranea, quindi all'alimentazione che il nostro territorio, anzi ai prodotti che il nostro territorio ci offre e che vengono poi trasformati. Abbiamo parlato del pranzo, dunque la pasta 80-100 grammi, poi dipende ovviamente dalla struttura fisica, mai rinunciare all'apporto di fibre, di verdure e alla proteina, preferibilmente vegetale, giusto? Preferibilmente vegetale, ma da alternare tranquillamente. Con carne e pesce, formaggi. Sì. Arriviamo alla merenda. Sì, vedo già un'immagine bellissima. Ecco qua. Perché poi con la bella stagione la merenda. Un buon gelato. Esatto. Assolutamente sì. Quindi non rinunciare assolutamente. No, possibilmente artigianale, sì. Perché già che ce lo dobbiamo mangiare, ce lo mangiamo bene. Vabbè, il nostro territorio offre anche da questo punto una di grande vista. Fortuna, sì. Esatto. Abbiamo Roseto soprattutto, tu vieni da Roseto. Una grande fortuna in effetti, esatto. Sotto quel punto di vista. E quindi un buon gelato ci sta. Leggo che una pallina apporta 80 calorie, quindi sì, sono 35 a seconda grammi. Del gusto, sì, più o meno. Sì. Può sostituire un pranzo, una cena? No. Questa è una cosa che spesso mi chiedono e io rabbrividisco quasi, e la mia risposta è sempre no, no, ma perché non è un alimento completo, nel senso che non ci creerebbe sazietà, non ha un apporto di fibre, non ha un apporto proteico sufficiente. Anche perché passerebbe velocemente. Esattamente, no? Sempre per il discorso del picco glicemico, e quindi avremmo fame dopo un periodo di tempo breve. Piuttosto me lo mangio a merenda e va benissimo, però dopo cena. Vedo i dolci. Qui il budino, cioè, poi ne parleremo. Arriviamo alla cena. Sì. La cena? Allora, la cena... evitare il carboidrato? No, secondo me no, anzi, spesso e volentieri consiglio anche un primo. Nel senso, mangiare un carboidrato a cena facilita anche il riposo, quindi un miglior sonno ristoratore, diciamo così. Persone che magari hanno problemi e quindi magari dormono male, secondo me potrebbero mangiare un primo anche a cena. Certo, magari evitandolo a pranzo, però si potrebbe fare. In alternativa va benissimo una cena con un secondo, una porzione di pane o patate, cereali, quello che sia, una verdura. Sto avendo un'idea per questa sera. Orecchiette con le rape. Ok. Ci mette di rape. Magari ci mette anche o qualche alice, visto che per la sapore. Quota proteica, tra l'altro, o un po' di parmigiano, sì? Perché no? Si può fare. Certo. Sempre 80 grammi, però. Beh, no, vabbè, tu sei un uomo, quindi magari ti puoi tranquillamente spingere anche un po' oltre. No, perché sono anche lì un amante di verdure con la pasta. Tempo abbinavo le orecchiette anche ai broccoli, poi quando ho scoperto che il broccolo ha questa carica di nichel ho cercato di evitare, però lessato con aceto o limone anche crudo. Meglio, sì. Allora l'olio, l'uso dell'olio è un grasso vegetale, esatto, ma ricordiamo che l'olio è ricco di polifenoli, assolutamente, quindi abbiamo dei grassi assolutamente sani, sì, giusto? Esatto, che devono essere necessariamente inseriti, quindi preferibilmente a crudo per mantenere proprio le caratteristiche chimiche tra virgolette dell'olio, a pranzo, a cena, senza nessun tipo di problema. Un cucchiaio? Ma anche un paio, sì, sì, sì. Per condire l'insalata, per condire un primo, cosa. Per condire un contorno, o sopra il pane. Una buona fetta di pane e olio potrebbe essere una buona merenda. Però poi spinge anche il sale. Non è un problema. Ah, ci può stare. Sì, assolutamente. E allora, dobbiamo completare però ovviamente la giornata. Eh sì.
cosa bisogna bere, togliendo non solo l'acqua, l'acqua durante il pasto o lontano dal pasto? Allora, io consiglio sempre lontano dal pasto per una questione digestiva, perché spesso e volentieri si mangia in poco tempo, quindi si rischia anche di non masticare adeguatamente. Quindi mangiando una quantità di cibo magari giusta o abbondante, e bere anche una quantità di acqua importante potrebbe un attimino causare difficoltà a livello proprio digestivo. Quindi preferibilmente lontano, però ovviamente un paio di bicchieri d'acqua. Vabbè, allora togliamo l'acqua a pranzo o a cena, quindi la beviamo prima, okay, un mezz'ora, un'ora prima, quindi parliamo del vino. Ok, beh, un buon bicchiere di vino ci sta. Ecco, ma che cosa intendiamo noi per un buon bicchiere di vino? Allora, intendiamo un prodotto di qualità. Sì, ma la dimensione, allora, le dimensioni sono un po' più piccole di quelle che vorremmo, quindi un bicchiere corrisponde a un 125, un calice, sì, diciamo così, perché un calice, la bottiglia, esatto, 0,75 produce più o meno 6 calici, diciamo, quindi sì, il calice poi ha la, esatto, quindi un calice, quindi di un vino, calice di vino ci può stare, non una bottiglia, non un una calice, bottiglia, esatto, mi raccomando. E questa è la nostra giornata, prima di andare a dormire, tisane? Perché no? Se siamo amanti, zuccherate o preferibilmente al naturale. Anche perché andremo a, come dire, a sentire tutti i sapori di un buon tè, di una, esatto, una, esatto, tisana allo zenzero. Qualsiasi gusto, sì, come no. Quali potrebbero essere le tisane che in qualche maniera ci aiutano ad abbattere i grassi? Ci allora, sono tisane? Non ci sono prodotti purtroppo magici, parliamo così. Però ci sono prodotti che magari aiutano un po' più a drenare. Di solito sono a base di finocchio, sono a base di ananas, sono queste quelle un po' più gettonate, sono quelle un pochino più utilizzate, diciamo così, sì. Onestamente io prenderei acqua piuttosto che una tisana, però ci sta. Allora, il dolce, il dessert, cioè, quando si esce con amici, una buona cena, un buon pranzo, bisogna chiuderlo con un ottimo dolce, no? Bene. Qui tra l'altro, qui alla pasticceria, io sono una golosa. Io non sono molto amante dei dolci, però ci sono alcuni dolci, sì, come il budino, come poi condito, aggiustato con il creme caramel, li adoro. Okay. Certi dolci sì, ma sono due o tre, si contano. Okay. Sono un appassionato della questa pizza. Questa è una fortuna, La pizza dolce fatta in casa, inzuppata con rum, quella la con le tre farciture. Sì, esatto, quella sì. Poi stop, non sono un amante di dolci ricercati, però una volta a settimana sì, ci sta. Allora, un consumo sporadico non ci crea nessun tipo di problema, assolutamente. Allora, abbiamo analizzato la giornata tipica, però adesso entriamo nel merito del tuo lavoro. Sì. Cosa ti chiedono soprattutto i pazienti? Sono pazienti, no? Sì, sono pazienti. Allora, le richieste che vanno un po' più per la maggiore sono o la perdita di peso, oppure ad esempio rimettere un pochino a posto gli esami del sangue, perché spesso e volentieri capita magari di vedere pazienti che abbiano un livello di colesterolo un po' superiore alla norma, un valore glicemico un po' più alto del dovuto, o magari una pressione alta. Scusami Simona, ma questi prodotti che aiutano ad abbattere il colesterolo sono, sì, efficaci? Allora, ce ne sono alcuni di integratori che sono molto validi, ad esempio quello a base di riso, cioè quelli che si utilizzano per la maggiore sono a base di riso rosso fermentato, di monacolina, alcuni di questi danno dei buoni risultati. Però e sono fondamentali da utilizzare prima delle statine, perché se il paziente parte già con un farmaco è difficile poi tornare indietro con l'integratore. Però sarebbe più giusto, insomma, avviare una corretta alimentazione. Sì, no? Sarebbe l'ideale provare ad abbassare magari, ecco appunto, il colesterolo con una buona alimentazione, una buona attività fisica, delle buone abitudini alimentari quotidiane. Siamo un popolo
che purtroppo per via anche del lavoro eccetera è diventato sedentario, quindi sì, poca attività fisica e soprattutto un'incidenza maggiore di obesità o di sovrappeso. Troppo tu sì, hai sicuramente posto della situazione, hai contatti con le scuole? Ho visto allora, che sì, vedendo un po' il tuo profilo tieni, non dico lezioni, però incontri con gli studenti. Sì, allora io ho avuto intanto la fortuna di fare alcuni progetti proprio con le scuole elementari e credo che lì ci sia un bisogno veramente importante di fare educazione alimentare. Ho fatto progetti anche con le scuole superiori e uno degli ultimi è stato con l'Istituto Alberghiero, dove abbiamo appunto tenuto una lezione in merito alla buona alimentazione. Secondo me è fondamentale partire da lì, partire dalle scuole per evitare problemi poi in futuro. Cioè una buona educazione alimentare andrebbe fatta di base. Allora io porto sempre un po' l'esperienza personale per facilitare anche il discorso. Quando frequentavo le scuole elementari, mia nonna o i miei genitori, mia mamma, preparavano la fetta di pane con la salsiccia e io portavo la fetta di pane con la salsiccia a scuola. Guarda, le merendine, meglio non sapevo, delle merendine. Non sapevo cosa fossero, ma non sono mai stato tra l'altro un appassionato, proprio perché i dolci si contano sulle dita di una mano, quelli che adoro. È meglio la fetta di pane con un prosciutto, con una, sì, mortadella, con un formaggio? Guarda, ti direi rispetto... di sì anche con la mortadella piuttosto che la merendina. Perché decisamente sì, cioè meglio qualcosa di naturale, di genuino, piuttosto che nutrirsi con prodotti industriali. Esattamente. Però noi ovviamente non vogliamo discriminare nessuno, no, però sono dei consigli che stiamo dando. Certo, ma meglio anche un dolce da forno piuttosto che una merendina, cioè il classico ciambellone della mamma o della nonna è meglio con della merendina. Gocciola di cioccolato. Ma come no? Un buon fondente ci sta sempre bene. Ecco, la cioccolata o il cioccolato, che è il mio punto dolente in assoluto. Io adoro il fondente. Fondente con quello è veramente il mio tasto dolente. Goccia di rum è perfetto. Allora, il cioccolato è vero che ci dà felicità, ci regala felicità. È vero. Diciamo, siamo ormai alle battute finali. Ma perché è proprio una questione anche chimica di composizione del cioccolato. Cioè ci crea, cioè ci sono degli alimenti che si chiamano quasi del buon umore e il cioccolato è uno di quelli. Serotonina? Sì, produce appunto lo sviluppo della serotonina, quindi è normale questo che... questo umore che ci fa stare appunto contenti, ben, contenti. Esatto. Quindi affrontiamo una giornata con un sorriso in più, sicuramente migliore. Quindi un buon fondente secondo me ci sta sempre bene. Quali sono i prossimi appuntamenti con le scuole? Allora, per l'ultimo progetto che abbiamo fatto, adesso ci saranno altri incontri con altri professionisti miei colleghi. Prossimamente farò un incontro invece con la scuola, con il liceo scientifico Einstein qui a Teramo, quindi ci sarà quello e lo porterò avanti con Guido Federico Di Francesco e farò un altro incontro con la scuola calcio Bonolis sempre qui a Teramo. Teramo? Sì, sempre con Guido Federico Di Francesco. Vedete, quindi il fatto di intervenire con persone qualificate, preparate e quindi che in qualche maniera aiutano i piccoli a non intraprendere il percorso che poi potrebbe creare anche disfunzioni ormonali, disfunzioni nel certo, proprio corpo, no? Quindi seguite sempre i consigli di chi ne sa più di noi. Credo che siamo in conclusione. Bene, io ringrazio intanto la dottoressa grazie Simona Ruggeri per questa bella chiacchierata. Abbiamo visto questo libro, ricordiamo, Dieta Mindful, che ci predispone insomma ad affrontare una corretta alimentazione. Davide Manzi alla camera, Francesco Di Carlo ovviamente in regia e poi gli amici della pasticceria Vanilla con me a colazione. Ci ritroveremo ovviamente giovedì prossimo alle 9. Grazie per averci seguito. Grazie mille.